scusi, sa mica le ore? Eh? Ma lei non è di qui, no? Ah, peruviano, ah, peruviano. Le piace l'Italia? Gli italiani, come si sente qua? Si trova, eh? Ma cosa mi tocca sentire? L'Italia è un paese razzista. Cioè, accogliamo tutti, cioè siete qua tutti. Non so io. E poi è normale che quando succede qualcosa uno legge i giornali e ogni volta che succede qualcosa siete sempre voi. Nel disordine io posso leggere l'opportunità, posso ritrovare la complessità. Nell'ordine io trovo la resistenza e la complicazione. Soltanto nel momento in cui chi si ritrova, no, in un determinato ordine, ammette che possano esserci, che possano esistere ordini diversi. E aggiungerei, non ne ha paura. Tu sei da diversi anni ormai una testimonial importante, anche operativa, hai girato parecchio per parlare di CESVI e portare la missione di CESVI. È sempre molto bello vedere il rapporto che si crea tra le persone locali e le persone del CESVI, che hanno questa missione di operare fin quando riescono a creare una realtà che può diventare autosufficiente. Cioè questa secondo me è la missione più importante, la cooperazione. Io mi alzo la mattina e inizio a correre. Prima cosa do da mangiare ai gatti così non rompono le balle, poi un caffè così al volo, solubile per fare la svelta, a volte neanche lo sciolgo nell'acqua, proprio lo sniffo per fare prima. Quando un po' più di tempo prendo un caffè espresso, nel senso che mangio un cucchiaino di caffè e butto giù l'acqua calda, più espresso di così, mi vesto i pantaloni, la camicia, la giacca, le calze sono sempre spaiate, c'è una nuova, una bucata, una liscia, una no, una in lana, una in cotone, finalmente due uguali, me le infilo e sono i gambaletti di mia moglie. Vabbè, è tardi. Su mia moglie non mi piacciono granché, ma su di me mi sfilano il polpaccio. Natasha arrossì a quel ricordo e cercò di giustificarsi, come se si dovesse vergognare del sentimento in preda al quale il principe Andrei l'aveva involontariamente sorpresa. L'animazione del ballo si fece più viva. Perché mi dibatto? Perché mi affanno? E mi agito in questa angusta chiusa cornice, mentre la vita, l'intera vita, mi si apre dinanzi con tutte le sue gioie. Questa nuova creatura dai capelli lunghi è oltremodo d'intralcio. Mi sta sempre intorno e mi segue ovunque vada. La cosa non mi piace affatto. Non sono abituato a stare in compagnia, vorrei tanto che se ne stesse insieme agli altri animali. Credo che sia un uomo. Io non ne avevo mai visto uno, ma quell'essere gli assomigliava. Verso di lui mi rendo conto di provare una curiosità più forte di quella che provo nei confronti di qualsiasi altro rettile.